Dante, canto terzo dell'inferno. Questo canto ci introduce senza preambolo nell'oltretomba. La solenne iscrizione sulla porta dell'inferno riassume la sostanza di questo luogo. L'inferno è il luogo di dolore eterno e senza altra speranza. Da qui, da questo punto in poi, comincia la poesia infernale. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non furono cose create se non eterne. Io eterna duro, lasciate ogni speranza, voi che entrate. È questa l'iscrizione che c'è nella porta dell'inferno. Attraverso di me si va nella città del dolore, attraverso di me si va nel luogo dove il dolore è eterno, attraverso di me si raggiunge la gente che ha perduto la speranza della salvezza. La giustizia mosse Dio a crearmi, quindi l'inferno è espressione della suprema giustizia di Dio. L'idea di una porta attraverso cui si entra nell'inferno è presente sia nei testi sacri del cristianesimo, il Vangelo secondo Matteo, cosiddetta porta inferi in latino, ma anche nel sesto libro dell'Eneide. Virgilio parla di le porte del cupo Dite. Dite sarebbe il dio degli inferi pagani. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Potestate, sapienza e amore sono gli attributi delle tre persone della Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Padre è la divina potestate, la sapienza è lo Spirito, il primo amore e il Figlio. Dinanzi a me, prima di me, non furono cose create se non eterne, io duro nell'eternità, lasciate ogni speranza di salvezza, voi che entrate. E tra i versi di questo canto è sempre il ricordo del sesto canto dell'Eneide, canto in cui Enea discende agli inferi. Ma questo è l'inferno cristiano, in cui vi è la certezza di un altro destino, della speranza e della luce. Nel canto si individuano tre grandi suddivisioni o nuclei inventivi. La scena dell'attraversamento della porta e le impressioni di dolore, la descrizione della prima schiera di dannati che si trova nel vestibolo dell'inferno, la schiera degli ignavi, coloro che vissero senza infamia e senza lodo, cioè senza commettere nulla di deplorevole o di lodevole, e infine l'ultima parte, la descrizione del demonio Caronte, l'attraversamento che fa del fiume Acheron grazie alla sua barca, le anime che si ammassano sulla riva dell'Acheronte e aspettano il proprio turno per raggiungere il luogo a loro destinato per scontare in eterno la pena infernale. Le tre parti quindi sono la porta infernale, descrizione degli ignavi, descrizione di Caronte, demonio, delle anime di altri dannati presso la riva dell'Acheronte. Il centro del canto è l'incontro con la schiera dei cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici suoi.
questo centro porta in primo piano il tema della libera decisione e la scelta dell'uomo, del libero arbitrio che sta alla base di tutto l'oltretomba dantesco. Anche nell'Eneide c'è una turba di insepolti che stanno in maniera malinconica e addolorata al di qua del fiume Acheronte e non possono oltrepassarlo per entrare nell'inferno. Ma qui nella Divina Commedia la schiera acquista una connotazione morale. Sono dei dannati a cui non è stato dato neanche un luogo preciso nell'inferno. Un vero luogo dell'inferno, perché sono i cosiddetti ignavi, cioè coloro che non seppero scegliere nella vita, coloro che non hanno usato la libertà di giudizio, attraverso cui l'uomo è quello che è, coloro che non furono mai vivi. Cosicché, prima di varcare la soglia dell'oltremondo, Dante pone come simbolo del suo mondo ultraterreno l'umana libertà, la libertà di scegliere che ciascuno di noi possiede. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Questo ultimo verso dell'iscrizione della porta è divenuto proverbiale. La perdita della speranza per gli uomini è il massimo dei mali. Virgilio mette coraggio a Dante dicendo: quivi si conviene lasciare ogni sospetto, ogni paura, ogni timore, ogni viltà, vigliaccheria, conviene che qui sia morta. La parola viltà richiama quella che è la colpa maggiore dei dannati del vestibolo dell'antinferno, cioè gli ignavi. Qui, infatti, dice Dante, vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto, ovvero la verità. E Virgilio quindi rincuora Dante, lo incoraggia perché possa continuare il suo cammino appena iniziato. E poiché la sua mano la mia puose con lieto volto, Virgilio prende per mano come un bambino. Prende per mano Dante, fa un'espressione lieta, per cui io mi confortai e mi mise dentro alle segrete cose. Quindi lo fa entrare nel mondo segreto, misterioso dell'inferno. Segue l'ampia descrizione dei primi suoni che ascolta appena varcato la soglia, sono sospiri, pianti, alti guai, cioè lamenti, una babele, c'è una confusione, differenti lingue. La pluralità delle lingue per Dante è di per sé segno di decadenza. Le favelle sono la pronuncia, orribili pronunce, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte, voci fioche, quindi voci deboli, voci acute, quindi battere delle mani tra di loro oppure sul corpo facevano chiasso, il quale si aggira sempre in quell'aura senza tinta, quell'aura cupa, eterna, senza tempo, quell'aria, atmosfera cupa ed eterna, senza tempo. Dante chiede che cosa sta ascoltando e perché queste persone sembrano così vinte dal dolore. E Virgilio risponde: questo misero modo tengono le anime di coloro che vissero senza infamia e senza lodo. E in particolare ci sono gli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé furono. Cioè ci sono quegli angeli che furono neutrali, non seguirono Lucifero e non si schierarono a favore di Dio. Il mondo non lascia esserci fama di loro. Nessuno si ricorda di queste persone che non hanno commesso nulla di infamante e nulla di lodevole, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Durissimo il giudizio nei confronti degli ignavi, non sono degni neanche di compassione. E io che li guardai vidi un insegno, quindi qual è la
la pena, precisamente, il contrappasso. Così come non seguirono nessuna idea in vita, adesso sono costrette a seguire un'idea, cioè un'insegna, una bandiera, che girando correva tanto veloce che era sdegnosa e insofferente di ogni riposo. E dietro a lei veniva sì lunga schiera di gente che io non avrei creduto che la morte mi avesse disfatta tanta. Poscia che io ebbi qualcuno riconosciuto, mi riconosce nella turba qualcuno e vide colui che fece per viltade il grande rifiuto. Espressione enigmatica, forse i commentatori vedono in questo personaggio Celestino V, l'eremita Pietro da Morrone che rinunciò al papato nel 1294. Incontanente intesi, capì subito e certo fui che questa era la setta dei cattivi, che non piacciono né a Dio né ai nemici suoi, neanche ai diavoli. Questi sciagurati, che mai non furono vivi, erano ignudi, nudi, stimolati molto da mosconi e da vespe, che erano ivi. Anche qui il contrappasso, così come non furono stimolati da nulla in vita, da morti sono stimolati da insetti. Elle, le punture degli insetti, facevano rigare il volto, il loro volto, di sangue, che mischiato alle lacrime era raccolto ai loro piedi da vermi fastidiosi. Il paesaggio improvvisamente cambia, dalla penombra in cui si dibattono le anime dolenti degli ignavi, ecco il paesaggio cambia e siamo sulla riva dell'Acheronte, il traghettatore delle anime, cioè Caronte, vecchio, bianco per antico pelo, che gridava: guai a voi anime prave, non risperate mai veder lo cielo, io vengo per menarvi all'altra riva delle tenebre eterne in caldo. Il compito di Caronte è quello di condurre le anime nel caldo e nel gelo, ovvero tra i tormenti dell'inferno, tra cui sono previsti il tormento delle fiamme e il tormento del ghiaccio, la parte più bassa dove c'è il cocito. E il duca è lui, e il duca, se sarebbe Virgilio, risponde: Caronte, non ti crucciare, volsi. Questa è l'espressione, quasi un lascia passare, che Virgilio userà spesso per poter superare l'opposizione dei demoni. Volsi così, colà dove si pote ciò che si vuole, e più non dimandare. Il nocchiero che è intorno agli occhi ha ruote di fiamma. Cosa fanno nel frattempo le anime che aspettano di salire sulla barca? Cangiano colore, di battere i denti, hanno paura. Cosa fanno? Bestemmiano Dio e i loro parenti, l'umana specie, l'uomo e il tempo, la loro semenza, i loro nascimenti. Caron demonio, Caronte demonio, occhi di bragia, perché ha gli occhi infuocati. Loro accennando tutte le raccoglie, batte corremo, qualunque anima s'adagia, non si affretta. Abbiamo qua una similitudine, fa parte anche questo del repertorio virgiliano, come in autunno le foglie cadono l'una dopo l'altra, finché il ramo vede tutte le sue spoglie alla terra. Similmente il mal seme d'Adamo, cioè i peccatori, gittansi, si affollano in quella spiaggia ad una, seguendo i cenni di Caronte, come fa l'uccello e segue il richiamo al suo padrone. Finito questo discorso, c'è un terremoto. La buia campagna tremò sì forte che dallo spavento la mente di sudore ancora mi bagna. Ah, quindi questo tremare, questo terremoto, la terra lacrimosa, cioè la terra infernale, lacrimosa, cioè piena di lamenti e di lacrime, fu colta da un vento improvviso da cui esce fuori un baleno, cioè un bagliore di luce rossastra, la quale, quindi quasi un lampo, che vinse ciascun sentimento, che mi fece svenire, e caddi come l'uomo a cui viene un colpo di sonno.